Allora, vi facciamo vedere una prima clip di omaggio a Paola che inizia a recitare alla tenera età di 4 anni. E non è stato tutto facilissimo, però insomma la vediamo. Grazie. Ti aiuti a fare i compiti? Volentieri. Tu sei dottore, dovresti essere meno ignorante di papà. Ieri mi ha fatto sbagliare e ho preso un brutto voto. Ma dopo, il compito lo farai vedere a tuo padre? Sicuro, devi firmare quello di ieri. Che bella soddisfazione mandarti a scuola. La maestra mi ha dato 4 perché tu hai detto che sto quadro si scrive con la C. C'ho quadro, acqua, annacquare. Perché si scrive con 2 C? Si scrive con 2 Q. Successivamente, in azione contro il nemico, cadeva colpito a morte dal piombo dei traditori. Licadio, 6 giugno 1869. Allora, questo in realtà non era l'omaggio, ma era uno dei tuoi primi film. Non l'ho mai visto. Non so neanche che film sia. Ma come non l'hai mai visto? No, non l'ho mai visto. Siamo nel 1953, è Il segreto delle tre punte di Carlo Ludovico Bragaglia. Ecco. Sai, ne ho Quanti fatti... anni avevi? Uno. Grazie. Ma tra breve sei il tuo compleanno, giusto? Il 9? Sì. Sì. Dopodomani? Dopodomani. E come la festeggiamo la mamma selvaggia? La festeggiamo a cena la mamma. Sì, andiamo a mangiare nel primo ristorante dove mia mamma mi portava a testaccio quando firmavamo un contratto, andavamo sempre in questa trattoria e voglio ritornare lì. Giusto. Selvaggia, ma quando tu avevi l'età di mamma in quel film, cioè 2 anni, ovviamente, nel 53, che facevi? Conquistavi? Perché la mamma è una... a parte una delle più grandi attrici di teatro che io abbia mai ascoltato, strepitosa. Io la seguivo quando potevo nei weekend, quando ero piccola, sono cresciuta, sono stata tantissimo con mia nonna Irma e con mia zia Rossana tanto. Definisci il tuo rapporto con la mamma? Il mio rapporto con mamma è scoppiettante. Guarda la faccia di lei. Scusate, le voglio vedere sempre a due, le stesse due ragazze, perché voglio vedere la faccia di Paola mentre parla Selvaggia e viceversa. Allora, scoppiettante è scoppiettante. Buono però, Paola. No, scoppiettante ma è buono. È buono. Poi abbiamo i nostri alti e i nostri bassi. Come tutti. E comunque ma prima erano... E i bassi erano più prima, o no? Sì, no, anche forse adesso. Sì. Sì. No, diventare mamma mi ha un po' cambiata. Sì. E sicuramente è molto originale come rapporto, perché da mia madre non sai mai che cosa aspettarti, quindi... E la cosa più bizzarra che ha fatto con te? Troppe ne ha fatte. La cosa più assurda che ha fatto, cerco di farla più breve possibile, io mi ero rotta una gamba e vivevo già da sola, sono andata a casa di mia madre. Non me la ricordo. Ma sì che te la ricordi. Perché ho detto mamma aiutami perché sto male, qualcuno mi deve assistere. E sono andata a dormire a casa sua. Nella notte mi sono sentita male perché mi avevano fatto questo gesto sbagliato. Quindi inizio a chiamarle e le dico sto morendo, sto impazzendo dal dolore, aiutami. Vero. E lei, io? Non posso fare niente, non so che cosa fare. Chiamo un taxi. Dico, ma come chiami un taxi? Si veste con un tailleur perché lei veniva dal set. Quindi si mette un tailleur elegantissima, mi appare sulla Uno porta Chanel io in lacrime. Sera. Mi fa, tieni, mettiti questo e mi dà un costume olimpionico. Io stavo talmente male che mi metto questo costume olimpionico e ci presentiamo al pronto soccorso, io con un costume da bagno al gesso e lei in tailleur pronta Chanel per un matrimonio. Sì, ecco, mamma è così. Però sono riuscita a tagliarle il gesso. No, è poi, stata una cosa. Bisogna presentarsi vestite bene. Sempre. L'omaggio a Paola Quattrini, vai, adesso parte. Sono Sandro, mi chiami Anna? Non c'è. Come sta la cugina di papà? Che ne so, sta a Napoli, non scrive mai. Parlo di quell'altra, quella che abita a Milano, sta meglio? È morta. È morta? Sì, sotto un tram, 2 anni fa. Parlo di un'altra cugina, Simonetta, ma non c'è una che sta tanto male? Ah, quella di Napoli. Scrive sempre che sta male perché il marito non lavora e chiede soldi. Mi condurresti in giro? So
la verità, voi mettete che mi rompa soltanto una gamba. Sarebbe già una bella fortuna, no? Che razza di fortuna con una gamba sola? Mi dovrete trovare ancora più attraente. Voi siete così alto e io con una gamba sola diventerò minuscola. E come farete a condurmi sotto braccio? Come farete a condurmi sotto braccio? Presto, presto, un bicchiere d'acqua. Ma allora, ti vergogni di me? Ti vergogni di presentarmi ai tuoi amici? Non ho amici, io non ho amici. Ti vergogni di portarmi in giro fuori, eh? Insomma, basta adesso, eh? Parliamone più. Ma come, non volevi parlare tu? Appena mai visto invece di dirmi amore, tesoro, gioia mia. Meno male che così posso parlare, ero tanto solo. Erano ragazze d'oggi i demoni Dostoevskij, quindi, e Puccini. Ma hai fatto anche tanta televisione. Sì. Adesso la prossima clip sei con Celentano. Me lo dai un ricordo di Celentano? Sì, disse, ma chi c'ha sta ragazza? Che... perché mi avevano talmente tanto spaventato su Celentano, perché io presentavo questo programma e mi avevano detto, guarda, stai attenta perché è un personaggio. E io allora, per nervosismo, diventai aggressiva con lui. Sì, lo so. Io guardo se lo E allora non fui molto simpatica, anzi, se un'occasione per chiedere scusa a Celentano, perché io poi lo amo moltissimo, però non fui molto carina in Ma quell'occasione. Che gli hai fatto? Però fui sgarbata. Sì, perché quando divento nervosa... poi è veramente dispiaciuta, Paola. Sono passati poi tanti anni, al 69. Sì, però mi dispiace... Beh, sì, quindi perché... sono passati 53 anni. E in 53 anni non gli hai mai chiesto scusa. No, non perché non l'ho più incontrato. Potrebbe essere questa un'occasione. Adriano, Paola Quattrini qui presente chiede scusa perché, diciamo, ragazzina ti ha presentato e ti avevano, diciamo, dipinto male. Sì. Quindi sono sicura che lui non soltanto ti ha perdonato, ma ben oltre. Spero. Vi vediamo insieme, ma certo. Tu sì. Come hai cominciato? A far cosa? A fare, a cantare, non so, non canti. Ah già, va bene sì. Che adesso fai anche l'attore, ma a cantare. Ah, a cantare? Sì. Sì, beh, ho cominciato anch'io. Sì, ho cominciato al Festival di Ancona, non so se tu ti ricordi il Festival di Ancona. No, non mi ricordo, ma... E naturalmente... ho vinto il festival. Ah, certo, naturalmente. Sì. E con che canzone hai vinto il festival? Un attimo che metto a posto le macchine. Sì. Ecco, questa qui. Dunque, stavo dicendo, ho vinto il festival con la canzone Il tuo bacio come un rock. Ah, carina, sì. Quella che... Sì, quella lì che... Sì, carina. Che cosa? No, ti muovevi tutto, no? Era molto simpatica, me la ricordo. Ah, allora l'hai vista? No, ma la conosco la canzone. Ce la fai sentire, no? Hai visto la canzone o tu hai sentito... Io ho sentito la canzone. No, tu forse avrai visto la canzone e hai sentito il festival. Non credo. Beh, era più lunga la cosa, ma ero molto agitata perché mi avevano detto guarda che è un personaggio molto particolare, ecco. Infatti lo è. Però, insomma... Sì, beh, insomma... È andata. Selvaggia, lei, mamma, ha iniziato a 4 anni e tu hai iniziato anche tu prestissimo. Io ho iniziato a 8 anni in teatro. Con mamma, in uno spettacolo di Goldoni. La mia prima apparizione uscivo solo da una cassa, c'era questo spettacolo di Goldoni e ballavo. Facevamo, era una cosa... così. E poi invece ho debuttato l'anno dopo con a la Borgia regia Verezzi. Di... No, a Pietra Abbondante con la regia di Lorenzo Salvetti nella Bella Addormentata ai Rosso di San Secondo. Sì. Ma hai scelto anche il cognome di tua mamma? Sì. Insomma, impegnativo. E infatti, non lo so se però è dopo, abbastanza dopo impegnativo. Dopo ha detto, non voglio più recitare con te. Perché? Al terzo no. Spettacolo. Sì, più sì. O meno, dopo alla tre spettacoli. Alla terza replica? Al terzo, quarto spettacolo che abbiamo fatto insieme, ha detto, è l'ultima volta che recito con te. E infatti, ha fatto doppiaggio e lei è felicissima così, e ha detto, in teatro con te mai più. Ma perché? Perché è perché molto io sono faticoso. Una rompiscatole. Ecco, ma appunto. La fai vedi? No, allora fatto. Io vado, vi lascio lei. No, cioè. No, ma puoi dire che sono... Dai. No, ma è invadente. Le mamme sono così. È molto invadente, quindi poi diventa che ti telefona alle 7. Possiamo riparlare di quella battuta che ieri sera e tu dici ma sto dormendo un attimo?
e mi dà troppa ansia da prestazione lavorare con mia madre. Va bene, ti vediamo qua in un film di Pupi Avati che è, ho cominciato, no, dov'è? Scusa. Ma quando arrivano le ragazze. Ma quando arrivano le ragazze, con Claudio Santamaria. Ma parliamo di te che è meglio. Dunque tu suoni la tromba e tuo padre è quel distributore prima di arrivare all'ospedale maggiore. Sì. Però non mangi. Vabbè, adesso mangio. Bravo. Uno di questi giorni vengo a fare benzina da te e mi fa lo sconto. Ciao. Mi avevi promesso lo sconto se faccio il pieno. Certo. Un altro po', basta. Giuro che non mi baci. Perché? Così. Perché? Così, altrimenti me ne vado. Devi fare tutto quello che dico io, va bene? Va bene. È brava? È brava. È molto brava, solo che, cioè, io la cosa che più potevo insegnarle era recitare. E allora cercavo di darle, capito? E forse non bisogna dare tanto. Perché? No, ma io non ho. Vabbè, lei ha una visione. Comunque, credo che non sia. Allora, già è difficile. È chiaro che essere figli d'arte, da una parte è un vantaggio, soprattutto all'inizio, perché hai un inizio più semplice rispetto a tanti altri, è inevitabile. Dopo un pochino diventa. Allora sei sempre il figlio di, quindi cerchi di poi trovare un po' la tua strada. Ma hai scelto anche il cognome di tua madre, perché. Infatti, per questo dico. Poi a posteriori, forse. Ma sicuramente, cioè nel senso che a posteriori non sono convinta di aver fatto la scelta giusta. Tutti all'inizio mi dicevano: mandi avanti il cognome di famiglia. Ma che fatto di scegliere il mestiere di tua madre? È stata una cosa coraggiosa, avresti potuto perché fare altro. Perché mi sono innamorata di questo lavoro. O perché volevi dimostrare alla mamma, che stava spesso in giro, che anche tu potevi fare quello che faceva lei? È una cosa molto umana, eh? Sicuramente, se non credo però. Nel senso che per me è stato veramente la prima volta che io ho messo piede sul palcoscenico, mi sono innamorata di quel mondo, di quella sensazione e io che sono una persona molto timida e molto riservata, lì come la supero... Mamma. Perché ridi? Sono timida quasi quanto lei, lì supero le mie fragilità e quindi è un luogo dove mi sono sentita subito bene. Terapeutico? Sì, molto. Allora, tu invece Paola inizi e praticamente mantieni la famiglia, come si dice a Roma. Sì. Perché a 4 anni lavoravi e questa cosa non è che mi abbia... non è che ho un ricordo meraviglioso di quell'epoca, perché una cosa è avere la gioia di recitare, ma quando avere la necessità di lavorare per guadagnare, quando c'entrano i soldi, insomma, diventa un'altra cosa. E l'infanzia quando te la sei ripresa? Beh, adesso. Che grande grazie. Cioè, quando l'ha superata? Cioè, non l'hai mai superata. Si vendica! Vai, selvaggia! Non l'hai superata. No, ma lei faceva una cosa che una volta che mi è rimasta nel cuore, che quando partivo odorava la mia vestaglia. Te la ricordi sta cosa? Sì, me la ricordo. Oddio, mi viene da piangere. No, vabbè, non è facile crescere con una mamma che c'è poco e che poi quando io ero piccola le tournée duravano molto di più, era tutto molto. No. Non è vero, c'era, ma fisicamente andavo in non giro c'era. Con un sacchetto così di gettoni perché allora non c'era il cellulare. Allora. Esserci ci si può essere presenti nella quotidianità non c'era. Va bene così? Giusto, okay. Va bene. E quindi non è che è stata una madre che non mi ha fatto da madre, però la quotidianità con mia madre io non l'ho avuta. Ecco. Avresti preferito una mamma a casa ma infelice? Ma assolutamente no, io sono contenta di quello che ho avuto, mia madre mi ha dato tantissimo, però come ci sono delle cose che ti possono mancare e cose che... Però Paola si sta emozionando sul serio su questo. Beh, sì. Quando lei ti ha detto... Ti ha detto mi mancavi, tu che cosa,
cioè, come... No, beh, una volta ho lasciato anche quando mi hanno detto... Perché io ero presente e risolvevo tutti i problemi. Ti ricordi i cervelli? No, era un idraulico. Che ogni volta si rompeva la caldaia. Allora io... No, questa cosa... Andai alla... passando in tournée a teatro... Vidi una scritto grande Riello, non mi ricordo. Vabbè, un marchio di caldaie. Un marchio importante. E io andai a parlare del mio problema al capo di questa azienda. E mi disse: che fabbrica c'ha? Dico: no, niente, ho un appartamento. Però mia figlia si ammala perché la caldaia si rompe così. E mi guardarono un po' come una pazza, insomma, io. No, vivevo molto, partecipavo molto a tutti i problemi che erano in casa e cercavo di risolverli, perché a me piace risolvere comunque i problemi. Ti vediamo adesso con la Masiero, Carlo D'Apporto, e ti vediamo anche ballare. Vai. Beh, ballare. Ballare. Il marito è quella cosa che ti riempie la giornata, ma da quando sono sposata se n'è andata e non c'è più. Senati meneto, questa nota è felica, questo cielo autunno. Se l'attrice rinomata con l'autore si è squagliata ed un vuoto sulla scena vi procura, noi ci abbiamo l'utilità, niente paura. Che dirà, che dirà, che dirà? Senti, Selvaggia, non solo vabbè, annusavi la vestaglia di mamma, che è un gesto molto affettuoso e così di mancanza, però succede, no? Poi uno si ritrova in tanti altri modi. Ma sapevi a memoria pure tutte le battute degli spettacoli di mamma? Io, allora, in quel periodo la Rai trasmetteva le commedie, alcune in diretta, altre registrate. Sì. Mi ricordo che andavamo a Torino, che io l'accompagnavo ogni tanto a Torino, e ci sono due commedie che io credo di aver visto centinaia di volte, perché continuavo... Erano due dozzine di rose scarlatte e ho sognato il paradiso. Ah, ho sognato il paradiso. Con Tullio Solenghi. Esatto. Che vi manda un messaggio. No. Ah, sì. 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 Piacere. Allora, saluto con gratitudine Paola e Selvaggia, perché con loro ho fatto degli spettacoli che molto belli, che mi ricordo con grande gioia. Con Paola abbiamo fatto due commedie brillanti per la televisione, Due dozzine di rose scarlatte e Le pillole d'Ercole, compagna di lavoro straordinaria. L'ho sempre considerata la versione italiana di Doris Day, talento eccezionale. E poi scelsi Selvaggia in un provino per forse lo spettacolo più folle che io abbia mai fatto, Atti impuri di Stefano Disegni, una serie di atti unici. Basti dire che in uno facevamo i pesci a mollo in un acquario, che navigavano nell'acquario. Quindi gratitudine a entrambe, veramente cromosomi di talento da madre in figlia. Quindi grazie, un saluto e un bacio da Tullio. Ciao. Grazie Tullio, che bello. Grazie. Molto delizioso, ciao Tullio, grazie. Sì. La cosa più importante che ti ha insegnato mamma e la cosa più importante invece che ti ha insegnato Selvaggia? Mia madre ha tentato, io in questo non sono un'ottima alunna, la leggerezza. Invece tu sei pesante. Io sono pesantissima, però lei me l'ha insegnata e me la fa apprezzare e me la ricorda spesso, e per me è fondamentale che me lo ricordi. Paola. Contare fino a tre prima di fare qualche cosa. E tu lo fai? Adesso, un pochino. Due e mezzo magari. Un pochino. Senti, ma l'altro episodio favoloso tuo che mi ricordo dalla prima intervista è quando hai tagliato tutta la tappezzeria di casa del tuo ex marito. Vabbè. Ma è una cosa divina. Lei un matrimonio di una settimana, ma di un'intensità, vero? Di avvenimenti incredibili. Che non era tuo padre, no, questo va detto. No, no. Vabbè, ma che c'è di male? Ho tagliato tutta la tappezzeria della casa, era di seta, ma perché volevo andare via e lui non voleva.
E allora ho fatto questa cosa. Ma infatti lui parlava malissimo di me. Chissà perché? Non lo so. Senti, c'è sì. Francesco che guarda Selvaggia a proposito di madri sì, ingombranti. Molto comprensivo, con un'aria molto... Lo sento che fa piacere. No, cercavo di ascoltare, ma mi ritrovo in alcune situazioni. Poi, ripeto, fare il genitore è già un mestiere difficilissimo perché nessuno te lo insegna, mai. Esatto. Quando per di più hai a che fare con un mondo come il vostro, diventa più complesso perché poi mm-hmm. è vero che uno si sente presente, ma in realtà, a differenza delle altre madri, c'è meno dal punto di vista proprio fisico. E per quanto uno possa intervenire da fuori, facendosi sentire, telefonando, cercando di magari mettere 1000 persone attorno alla figlia in questo caso, come facevano con me i miei quando ero giovane, non ti manca nulla oggettivamente, poi ti accorgi crescendo che hai avuto una vita diversa dagli altri. Certo. Non per forza peggiore o migliore, però diversa. Però come nonna sono migliore. Come la nonna è fantastica. La vogliamo far entrare, Domitilla? Oddio, che emozione! È la prima volta che si vede tutte e tre insieme. Sì, io sono emozionatissima. Domitilla ha 18 anni, giusto? Studia da due giorni. Studia al quarto liceo linguistico. Sì. E adesso è qui con noi, Domitilla Schettini. Grazie. Dico, tu vuoi fare l'attrice, accomodati. Allora, a dire il vero non so se da grande proseguirò, appunto, cioè in futuro proseguirò questa strada, però tipo da un po' di tempo sto riflettendo che ho il desiderio di aprirmi un teatro, non so per quale motivo, però... Io ti ho consigliato che è un pessimo investimento. Cioè, tu vuole proprio mi piacerebbe aprirmi un teatro. Allora, da qualche sì. parte hai detto, Paola, che come nonna sei migliore che come mamma, è giusto? È così? Sì. Fammi qualche esempio. Ma non lo so. Beh, intanto... Parla sempre lei. No, non lo so come... Beh, intanto perché le tournée sono più brevi e perché posso essere più vicina a Domitilla, anche ad Arturo, però con Domitilla c'è un rapporto... Sai, fratello più piccolo, sì, sì, certo. Sì, Domitilla l'ho vista nascere. Poi, peraltro, tu vieni da una famiglia super matriarcale, perché sì, quattro papà femmine. Morì presto, tu avevi tre sorelle. Esatto. E quindi tu sei cresciuta anche con le zie, oltre che con la nonna. Quindi, diciamo, qui... Sì. Famiglia, tante donne. Tante donne? Sì. E tutte diverse una dall'altra, tutte personalità molto diverse una dall'altra. Sì. E Domitilla assomiglia più a te o alla nonna? Alla nonna. E questa cosa ti rende felice? O no, mi fa molto ridere, mi fa molto ridere no, perché sono circondata, ma va benissimo. Rivediamo così. La mamma con ombretta colli, rivalità. Cos'è questo? Ah, non lo so, lo sai tu. Comunque ora dobbiamo fare insieme un duettino, lo sai. La cosa mi esalta. Anch'io ne sono lusingatissima. E questo duetto avrà per tema la rivalità. Ecco. Che cos'è la rivalità? Beh, lo sanno tutti. La rivalità è quello che unisce noi gente di teatro, dalla prima donna... All'ultima comparsa. Grazie. Dal grande tenore... All'orchestrale più anonimo. La rivalità. 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 Ed animosità, livore, rancore, competizione, emulazione. Però la verità è che in teatro la rivalità è soprattutto una necessità. Quanto piaceva agli uomini mettere contro le donne in quel periodo. Ma è vero che nonna Paola ti ha fatto arrivare dei regali in un modo particolare? Sì, assolutamente sì. Diciamo che mia nonna, da quando sono piccola, ha sempre reso i miei compleanni speciali e unici. E mi ricordo in particolare quando proprio il compleanno degli 8 anni mia nonna mi aveva organizzato una sorpresa al Teatro Manzoni facendomi scendere dei regali su un'altalina dal soffitto del Teatro Manzoni. Oh, Gesù! E sì, quindi otto pacchi di regali dal soffitto del Teatro Manzoni. Una bicicletta anche. Dal soffitto del teatro? Sì, con le corde. Con le corde. Il teatro pieno?
Senti, invece a Don Villa qual è la cosa più importante che sta insegnando Paola? Io cerco di dirle che deve essere felice e che si deve voler bene e deve studiare, perché io l'ho fatto poco e lei lo deve fare assolutamente, e deve essere più gentile con la mamma. Ah. E poi, beh, insomma, ma nella quotidianità uno insegna le cose, no? Ma certo. Anche con un esempio, con... Che esempio è la nonna? Beh, mia nonna è un grandissimo esempio per me, perché il fatto che comunque lei non abbia molto studiato, come lei ha detto, l'idea che... L'idea che lei si sia costruita tutta questa strada è che ai giorni d'oggi mia nonna penso che giochi un ruolo importante all'interno del teatro italiano, mi rende davvero tanto orgogliosa di questo e sono tanto fiera di questo. Grazie, quindi amore, grazie. È un esempio per me, è un grandissimo esempio. Che bello, te le dice queste cose? No. È la prima volta che le senti? Sì, diventa una cosa, sì. Sta avendo un tono troppo ufficiale, no? Senti, ma quella sua vita senza il teatro non esisterebbe, no, Paola? No, assolutamente, non esisterebbe. Io sono nata attrice e vivo per questo e non tornerei indietro, rifarei tutto quello che ho fatto. L'amore che ti ho avuto? No, è importante, però devono sapere che chi sta con me, che io amo il teatro. Più di qualunque altro essere umano? A Domitilla no, l'amo più di tutti. A me meno. Incantesimo, c'è la Selvaggia, dai, rendiamo omaggio anche a Selvaggia. C'è stato un nonna nipote saltando la figlia. Certo, devo dire che non capita tutti i giorni di cenare con una ragazza che non è a dieta. Però mi hai fatto bere troppo. Ma dai, questo vino rosso era una meraviglia. Sì, ma mi ha sciolto la lingua. Ho parlato sempre io. Di solito non succede. Sono timida e silenziosa. E tu? Timida e silenziosa? È la verità. Ho scelto di lavorare con gli animali proprio per questo. Perché non ti chiedono tante parole. Ti vogliono bene per quello che fai e basta. Insomma, mi sento più a mio agio con loro che con le persone. E tu come mi vedi? Come un cane? Un gatto? Un topo? Come un uomo con cui sono stata molto bene. E non mi capita quasi mai. Che mi stavi raccontando, Paola, no, che ti ho detto raccontalo in onda, si può raccontare in onda? No, stavo ricordando un episodio con la Domitilla che stavamo andando a Porte di Roma. Però un centro commerciale. Ah, sì. Mm. E esatto. Non ho molto il senso della... Niente, io in macchina sono un disastro. E insomma siamo arrivati a Firenze. No, davvero? Sì, mi hanno anche chiamato, siamo al casello, dico dove sei? Non ci credo. Io quando escono insieme dico speriamo che tornano queste due. Ma come a Firenze? Sì. Beh, però abbiamo mangiato una bistecca buonissima. Sì. Quanti anni aveva Domitilla? Ah, ero piccola, avevo 10 anni, se non... Cioè, immaginate una mamma che lascia la nipotina con la nonna, pensa Laura, pensa... A te ti, poi ti chiama la tua madre e ti dice no, guarda... Sono a Firenze. Ma tu ti sei arrabbiata? No. No, rassegnata. Io ormai sono rassegnata. Ma ci sei mai arrabbiata? Perché a 18 anni sei andata via di casa. Sì, no. Niente. Io, come tutte le persone che si arrabbiano poco, quando mi arrabbio, mi arrabbio troppo. Mm. Quindi non conosco vie di mezzo, però sì, ogni tanto mi arrabbio. E con la mamma ti sei mai arrabbiata? Sì, e lei come reagiva? Abbiamo un giorno in cui non ci parliamo e poi lei fa finta di niente. Solitamente succede questo. Che ti richiama e ti dice, allora come sono va? Sono sempre io, eh? Sì. Quella che richiama. Sì. E vabbè, giù la mamma, giusto. Beh, giusto. Ma tu ti sei mai sentita in colpa? No. Cioè,
Voglio dire, in colpa di che? Io sono una mamma quasi perfetta. Comunque il momento del conflitto arriva a una certa età, il momento del conflitto arriva per tutti i figli, immagino, quindi sì, no, non abbiamo certo, tutte le colpe a Paola. Il conflitto c'è stato, ma adesso è un classico, adesso non mi rimprovero proprio niente. È giusto. Va bene. Perché mi rimproveri qualche cosa? O anche adesso dopo la diretta. Anche basta. Senti, momento giochino, dai, vediamo quanto vi conoscete. Domitilla, film preferito da nonna Paola? Ah no, il film è... Ah, facciamo pure entrare la... Ah, vabbè, certo, giusto, i giochi si fanno per bene, oh, dai. Questa è difficile. Così la terapia di gruppo si esaurisce in no, ludico non chiedi film perché lei scambio non va mai di chiacchiere. No, il preferito da te? Vai. Sì, ma lo deve dire lei. Gessetti. Lei poi sa. Spero, mi sa ecco. Che lo devo dire anch'io. No. No, film preferito di mamma e nonna? Lo sai? No. Mi coglie impreparata, mi dispiace. Allora, invece a Paola voglio sapere il piatto preferito di Domitilla e piatto odiato da Selvaggia. Qui sono prontissima perché io essendo una brava cuoca... Scusa, ma sei bellissima. Che cattiva queste ragazze. Allora tu devi sapere una cosa, che mia figlia è innamorata di mia madre, come si è ben capito, e loro hanno un rapporto loro. Tu sei gelosa? No, mi diverte molto questa cosa. Beh, insomma. E è più, no, è più gelosa lei del rapporto fra me e mamma. E a lei a scuola dice no, come cucina mia nonna non cucina nessuno. Dice cosa cucina tua nonna? Mia nonna fa l'insalata più buona del mondo. Ecco, quindi questo allora, è... Però anche per fare l'insalata ce ne ci vuole arte. Come le fai queste insalate? Insalata? Insalate, ci metto dei pezzetti di pollo. Però lei dice Domitilla dice che è tanto buona. Invece lei che cucina tanto non le piace a... Quello che cucino io. Non le piace la cucina della madre. Ma che sarà una psichiatrica meravigliosa. Ma perché cucina troppo lei. Lei cucina tanto, fa tante cose. Io faccio uova sode, l'insalata col tonno. Quindi, diciamo così, il piatto preferito di Domitilla è l'insalata. Anche perché se ho capito bene è l'unico che fai. Sì. Ha ragione? Però quando andiamo al ristorante... No. Ah no, stai sbagliato. No, sbagliato. Il mio piatto preferito è il sushi, veramente, non l'insalata. Ah, vabbè, però il piatto contemporaneo. Va bene. Però no, di Selvaggia sono preparatissima. Odiato, ha detto. Sbagliato. Odiato o amato? Odiato. Ah, odiato, perché io ero preparata per il... perché sapevo che gli piace il cervello con i carciofi. Scusate, la lavagna sta impazzendo. Ah, lo so, le noci, perché si soffoca. Non può mangiare. Sono allergica. Vabbè, già è così. A Selvaggio, la prima parola che ha detto Domitilla? Mamma. Un certo tono, potremmo dire. Scusate, almeno una cosa me la volete riconoscere, l'ho fatta io. E invece la parola la canzone del cuore di Paola. Chi deve rispondere? Ah, l'ha chiesto a te. Ah, la canzone Mina, credo, grande. Beh, tutte quelle di Mina. Quindi okay. Diciamo che ha vinto Selvaggia, diciamo la verità. Esatto. Eccola. Beh, sì, mi conosce, lei mi conosce. Sentite, c'è un ultimo omaggio che vogliamo farvi, che è... Eh sì, facciamo Isn't She Lovely, una canzone che io e Jessica canteremo, Angelo e Laura coreograferanno, e ovviamente questa è una canzone che... Da padre è stata dedicata a una figlia e quindi qui abbiamo mamma, quindi grazie. Insomma è per a voi. A tutte le mamme del mondo! Sì. Grazie.